massimo del periodo per dare risposte. Fare altre domande, sì. Però ci dobbiamo anche dare. Volevo continuare rispetto a quello che diceva Gabriele. A Roma, ad esempio, abbiamo fatto il centro familiare. È il primo ente di grandi dimensioni, il più grande che ci abbiamo in Italia, tra l'altro, che ha applicato il consente al regime sul triennale. Abbiamo fatto in riduzione dell'IMU, l'abbiamo fatto in termini di assistenza, stiamo immaginando delle cose interessantissime sulla gratuità degli asili nido, delle scuole materne nella nostra città. Perché poi sì, negli enti locali mancano i soldini, però Roma, insomma, è una delle città che ha la possibilità di farcela, molto di più, vorrei dire, per fare un esempio, di Parma. Abbiamo fatto tantissime cose che sono sfuggite all'attenzione dell'opinione pubblica, però, amici carissimi, è anche abbastanza normale in uno scenario come questo che purtroppo le questioni di merito diventino, diciamo, questioni di secondo piano. E il motivo è anche un altro. Adesso la situazione è un'altra, ma diciamo che fino a 2 anni fa, fino a quando sono arrivato, diciamo, il tentativo di marginalizzare le forze di centro da destra e da sinistra è stato violentissimo. Da destra e da sinistra, anche quando stavamo nelle alleanze. Cioè, la sensazione nel paese che stesse per accadere qualcosa che poteva vederci determinanti era forte in tutti e due gli schieramenti. Adesso c'è un piccolo problema, che in realtà il nostro futuro da un punto di vista, diciamo, non tattico, non più tattico, forse di tattica ne abbiamo fatta anche un pochino troppa, e di esitazioni ne abbiamo avute troppe, siamo stati troppo a cercare di mettere virgole su alcune questioni nazionali, regionali e locali. Però dal punto di vista strategico, il futuro cammino del nostro partito lo sta disegnando, lo stanno disegnando i due veri, inevitabili e irrinunciabili avversari che si prospettano ai nostri occhi. Cioè, guardate, a Roma siamo talmente combinati in un certo modo che per noi è grillo il problema. A Roma, se esiste un avversario, è quel tipo di populismo, quel tipo di imbrogli in cui i candidati alla Camera sono più di quelli che partecipano alle primarie. Devo dire, cioè, dare atto al PD che, insomma, se qualcuno ha fatto qualcosa di sostanziale rispetto all'antipolitica e all'assenza di partecipazione, beh, le primarie quel ruolo, ragazzi, lo hanno svolto e anche in modo eccezionale, uno strumento di partecipazione. Noi possiamo, lo contestiamo perché non è parte del sistema elettorale, però quando si muovono 3 milioni di persone che scendono in piazza, si muovono 3 milioni che scendono in piazza a fare la fila e a dare i soldini per scegliere un candidato, probabilmente come tipo di risposta rispetto all'antipolitica, sono stati più bravi di noi a farlo. Perché dicevo? Perché il ritorno in campo di Berlusconi, la presenza di un'antipolitica concepita soltanto per distruggere, l'accordo nuovo che si sta consolidando in Lombardia e quindi in tutto il nord del paese tra Berlusconi e la Lega, come diceva qualcuno, non solo ci fa tornare indietro ad una congiuntura che era evidente quando io non ero con voi, ma quando siete partiti, diciamo, in una missione impossibile, veramente una missione impossibile, non c'era gente che non avrebbe scommesso un euro sul fatto che l'UDC fosse sopravvissuta a quella stagione. Ma non solo quindi crea un ritorno al passato, ma crea veramente la necessità di un'alleanza tra moderati e riformisti. Cioè, ce dobbiamo fare una ragione. Poi, quali sono i perimetri di questa alleanza e qual è il futuro di questa alleanza, lo possiamo discutere, declinare, e con pochissimo tempo si fanno poche discussioni strategiche. Come dicevano un comico, io diceva, guerra è guerra, c'è cioè la battaglia è in campo. Non è che noi possiamo permettere a Berlusconi di
di tentare, non so, come qualcuno racconta, di portare il Senato a pochi voti di distacco, perché poi con i soldini c'è sempre la possibilità di accattarsi qualcuno. Cioè, non è che noi possiamo pensare che nei nostri enti locali in regione, a Frascati come a Roma, possiamo dare spazio, seppur per colpa nostra, per lo spazio che non abbiamo dato noi come classe dirigente, a qualcuno che vuole soltanto che fa protesta senza proposta. Non ce lo possiamo permettere come forza popolare, democratica e valoriale rispetto alla storia che ognuno di noi ha. Non ce lo possiamo permettere troppe esitazioni. E mi dispiace, ma dentro al PDL gli uomini liberi e forti hanno, quei pochi che sono rimasti lo hanno dimostrato nelle aule parlamentari qualche giorno fa. Gli altri sono proprietà di Silvio Berlusconi. Cioè Pisano, Frattini hanno dimostrato di essere uomini liberi e forti. Gli altri rispondono alla logica del padrone. Mi spiace, ma cioè, dobbiamo prendere atto di questa situazione. La colpa è sempre dei servi, mai di loro. Però dobbiamo prendere, hai assolutamente ragione, perché insomma, voglio dire, il ragionamento che era iniziato con Alfano a livello nazionale avrebbe anche potuto avere una prosecuzione, però dobbiamo prendere atto che la situazione è questa. Cioè dobbiamo prendere atto purtroppo anche che c'è gente nel Partito Democratico come Goffredo Bettini e come Nicola Zingaretti che hanno una concezione assolutamente settaria e di potere del rapporto con gli alleati e con la cosa pubblica. Cioè in Regione Lazio, cominciamo a dirle queste cose, in Regione Lazio Zingaretti non fa l'accordo con noi come UDC, poi però è disposto a farlo, pensate che ipocrisia, che tipo di fariseismo di sinistra, diciamo così. Poi però dichiara l'altro giorno di essere pronto a fare l'accordo con la lista per l'Italia, e sapete perché? Non perché non riconosce il fatto che le alleanze non siano solo numeriche, ma siano soprattutto politiche, semplicemente perché vuole le mani più libere possibile in regione, e quindi se facesse l'accordo con noi sottrarremmo 4 o 5 seggi ai 30-32 che sono necessari per avere le mani libere, e quindi ha questa strana idea dell'alleato nei confronti dei quali bisogna sempre e comunque essere egemone. È quel vizio dell'egemonia che è radicato negli antichi comunisti, anzi erano più rispettosi dei bolscevichi. Gli antichi comunisti erano più rispettosi dei Zingaretti, perché questa è davvero una proposta indecente che si risolve, però, perché anche lui dovrà accettare inevitabilmente che questo è il momento in cui i partiti popolari di massa che hanno un radicamento culturale non possono permettere, non possono rischiare nulla sull'altare del voto in più rispetto alle prospettive del paese. Ci sono altre novità, per esempio, ci avete idea, noi non sappiamo ancora se riusciamo a votare col voto, con la doppia preferenza di genere o col voto singolo. Cioè non sappiamo ancora se ci saranno le province, se non ci saranno. Non sappiamo una cosa fondamentale per noi, perché la lista per l'Italia mi pare un dato che dovremmo cominciare a considerare acquisito, diciamo, cosa che ci potrebbe anche aiutare a uscire un po' dall'angolo in alcune situazioni. Però non sappiamo per esempio se potremo, dopo la lealtà dimostrata, spendere il nome di Mario Monti, che è una cosa importantissima. Sento qualche collega preoccupato, dice, lo dico come dicono Oxford, guarda, la gente è tutta incazzata con Monti per le tasse, quindi che vuol dire usiamo? Ma non è così, guardate, credetemi, non è così. Cioè la gente è arrabbiata perché è chiaro che insomma, le tredicesime sono andate per l'IMU, insomma non scherziamo. Non scherziamo, qui c'è. Cioè io a Roma, e faccio l'amministratore lì da tanti anni, io non ho mai visto processi di degrado e di disoccupazione forti come quelli che ci sono in questo momento. È una cosa molto seria la situazione, e so che voi la vivete insomma per più contiguità con la città. Io credo tantissimo all'autonomia dei partiti cittadini, cioè delle strutture cittadine di partiti.
A Roma pure stiamo facendo cose da pazzi, io sinceramente lo dico con tutta franchezza, non credevo che Casini fosse così coraggioso a Roma da fare quello che stiamo facendo. Cioè noi stiamo proponendo il capogruppo, cioè il capogruppo del Consiglio Comunale, non ce la faremo, non andrà, anzi è evidente che bisogna tentare, se questo è il cammino, bisogna tentare di produrre il massimo dell'incidenza politica nei programmi da parte dell'UDC, il massimo di presenza degli uomini e delle donne nell'UDC, nelle alleanze, e quindi è evidentissimo che noi dobbiamo ricercare un'alleanza di primo turno. Dobbiamo ricercarla, se è possibile, un'alleanza di primo turno. Se è possibile. Se è possibile ci distingueremo. Però, ma no, per il cappello in mano, anzi. Per esempio, a Roma il PD ha molto più bisogno di l'UDC di quanto ce ne abbia bisogno a livello regionale. Allora, essere un unico partito deve anche significare, come diceva prima Gabriella, non farci fare, diciamo, la pagella o le lezioni di moralismo da nessuno. Quindi non è che Sbardella è brutto perché ha la barba più lunga della mia e quindi non lo voglio. E invece Alessandro Adotti, che è un bell'uomo, e lo è davvero, tra l'altro, ce lo pigliamo. Allora noi non possiamo permettere questo. Lo dicevamo a Lorenzo Cesa venerdì sera a cena, ci è capitato di averlo a portata di orecchio, che noi non possiamo farcela fare in questo modo. Non possiamo assolutamente dare la misura, diciamo, della morte, anche se avessimo delle divisioni interne, e le abbiamo, non possiamo offrire una palizzata debole da questo punto di vista agli altri partiti.